Buongiorno amici, benvenuti in mezzo alla natura e benvenuti qui sul mio canale. Canale Amore Imperfetto, iscriviti. Magari un giorno ricevi il video che era proprio la risposta al tuo quesito sulle relazioni umane. Ho un sito amoreimperfetto.com dove trovi tutte le informazioni sulla mia attività di coaching, i miei corsi in streaming, i miei nuovi libri, i miei podcast e tutti gli articoli sempre relativi a questi argomenti. Oggi però voglio fare un video molto breve ma molto utile, gli 8 segnali che potresti essere il suo piano B. E quindi che cosa conviene fare? O conviene rendersi conto che comunque avremmo qualcosa di limitato rispetto a quello che possiamo dare, che potrebbe essere molto di più, oppure possiamo decidere di lasciar perdere. Voglio sempre ricordarvi che una volta che abbiamo preso consapevolezza delle situazioni, poi abbiamo anche la libertà di prendere la decisione migliore per noi. Tutti i miei materiali hanno come obiettivo restituirvi potere e far sì che voi non siate succubi di alcuna situazione, ma che semplicemente possiate scegliere il meglio per voi. Andiamo a vedere quali sono questi 8 segnali. Il primo, una persona che non si organizza mai per tempo, per trascorrere del tempo insieme a te, per svolgere delle attività insieme a te. Sappi che la gente, per quello che gli interessa, si organizza spesso con largo anticipo. Pensa per esempio alle prevendite dei biglietti dei concerti. Ci sono persone che per un evento si prenotano l'anno prima, quindi mi raccomando, una persona che ci tiene davvero a stare con te, ti prenota, te lo chiede e organizza tempi e situazioni per stare insieme a te con dovuto, largo ed educato anticipo. Quando ti cerca, perché purtroppo queste persone ti cercano, lo fanno sempre all'ultimo minuto. La telefonata alle 10 di sera, magari una conferma in tardo pomeriggio per la serata. Ragazzi, l'ho detto più e più volte, gli appuntamenti dell'ultimo minuto si accettano solo dalle persone strettamente vicino a noi, magari un amico, magari un familiare, una persona che vi deve conquistare o comunque all'inizio di una relazione. Gli appuntamenti si prendono con anticipo, anche perché altrimenti voi rimanete sempre disponibili e questo lascia passare un messaggio molto errato, cioè che voi nella vostra vita non avete niente da fare, che non ci sono altre persone che vogliono stare con voi e che siete sempre disponibili ai comodi degli altri. Questo non deve essere. Oltre a farvi fare brutta figura con l'altro, inconsciamente vi fa arrivare un messaggio relativo al poco valore che date a voi stessi, al vostro tempo rispetto all'altra persona, che tra l'altro fino a prova contraria è ancora una persona sconosciuta. Punto terzo, se tu racconti qualcosa di tuo, lui o lei difficilmente ti ascolta con attenzione e ancora meno probabilmente se lo ricorda. Punto 4. Non c'è la progettualità futura assieme. Che cosa significa? Che una persona che ha voglia di stare con te oppure di conoscerti in maniera giusta e può darti quindi una storia d'amore completa dove davvero può nascere una bella relazione, ha dei progetti assieme a te e magari ti include nelle prossime cose che vorrebbe fare, fosse per esempio andare a visitare una città o partecipare ad un evento, meglio ancora se a questi eventi tra l'altro ci sono persone che conosce. Il quinto segnale, una persona che disdice gli appuntamenti all'ultimo minuto, con delle scuse vere e non vere. Probabilmente alcune scuse potrebbero anche sembrarvi plausibili perché le persone hanno imparato a mentire. Questo tra l'altro vi deve essere di sollievo. Una persona che è brava a mentire vuol dire che lo ha fatto anche con tutti gli altri o con tutte le altre. Quindi non è un rifiuto diretto nei vostri confronti, ma è proprio un suo modus operandi. Probabilmente è una persona non in grado di dare delle relazioni decenti ed ecco che si defila nel modo in cui gli è possibile farlo. Gli appuntamenti disdetti all'ultimo minuto, ragazzi, andrebbero calcolati come un segnale importante di una persona poco seria dall'altra parte. Una volta può capitare, ma tutte le altre volte è indice palese che qualcosa non va.
Punto 6. Una persona che sparisce per più di 3 giorni. A questo punto direte, mamma mia, ma cosa deve timbrare un cartellino? Ragazzi, le persone interessate, sapete cosa devono fare? Spesso devono contenere il loro entusiasmo e il loro interesse. Pensate a voi, a quante volte vorreste avere un contatto, vorreste mandare un messaggio o fare una telefonata e cerchiamo di trattenere l'entusiasmo per non sembrare dei bambini di 5 anni. Una persona che sparisce per 10, 15 giorni, una settimana, un mese, lasciate stare il fatto che probabilmente ha pure altre relazioni oppure non è libero, ma il fatto che si metta in pace e gli sia benissimo non sentirvi, ripeto, per più di 3 giorni, questo non è un segnale positivo. Attenzione, lasciar perdere. Punto 7. Non ti fa regali. Non è generoso, non è generosa, ma soprattutto vale per i maschietti. Quando un uomo è interessato, all'interno sempre della sua modalità comportamentale, ci sono persone più, diciamo, parsimoniose e ci sono persone più generose, ma una persona che tiene a voi si ricorda le ricorrenze e fa regali. Chi non lo fa non sta dando un bel segnale. Punto 8. Importantissimo, questo in tutte le relazioni. Alterna comportamenti di premura ed interesse a periodi di sparizioni oppure nei quali assume dei comportamenti più distaccati, di distanza, qualche volta addirittura sembra infastidito o infastidita dalla tua presenza. Questo è un comportamento definito anche ambivalente, potrebbe anche essere tipico di una persona con tendenze borderline di comportamento o altro. Quindi, cosa fondamentale? La linearità del comportamento. Una persona che non è lineare vi farà veramente passare le pene dell'inferno. Un'ultima cosa che ci tengo a precisare: tutte le volte che vi fate tante domande continuamente sul significato di un comportamento, vi state coinvolgendo. Ricordatevi quindi che una storia sana, una persona con comportamenti sani, non vi dà tante domande, non vi crea, non vi genera tante domande, ma soprattutto vi dà tante risposte, presenza e comportamenti lineari. Per imparare a stare lontano dagli scappati di casa, visita il mio sito amoreimperfetto.com. Impara ad amarti. Alla prossima!